Siamo qui con il dottor Lucio Fortunato del San Giovanni, al quale chiediamo che importanza ha far conoscere alle ragazze di questa età, alle adolescenti dei licei, la gravità e come prevenire il tumore al seno. È molto importante perché abbiamo l'opportunità di fare veramente un cambio generazionale. La gente della mia età è cresciuta nella paura del tumore e ancora è bagnata da questa paura. I giovani di oggi devono sapere che i tumori della mammella sono guaribili e quindi, se lo riescono a sapere in tempi utili, in questa fase formativa, vivranno conoscendo e sapendo pienamente che i tumori della mammella sono oggi veramente guaribili. Quello di oggi era uno dei vari appuntamenti che riguardano il progetto Prometheus, di cui si occupa la professoressa Mulargià, e le chiediamo in quest'anno come sta andando e che riscontro sta avendo nella scuola, il progetto Prometheus. Siamo al secondo appuntamento e sta andando bene, nel senso la raccolta ha superato le nostre aspettative e la cifra che abbiamo raccolto la doneremo al ricercatore che abbiamo adottato. E gli appuntamenti sono appunto qui a scuola dove sono presenti il dottor Lucio Fortunato e la dottoressa Elena Santini per la prevenzione dei tumori al seno. Gli altri sono presso la sede della Fondazione a Via Longoni dove vengono svolti mensilmente degli incontri, vengono a fare del volontariato anche delle ragazze della scuola dove avranno alla fine dell'anno una certificazione per i crediti scolastici perché sono ragazze che lavorano, si impegnano e dedicano il loro tempo a delle persone che stanno fisicamente bene perché sono guarite e altre perché stanno per guarire. Grazie, professore.